Signor Sergio Gagliolo, quando è nata in lei la passione per la pittura? Io nacqui con la musica nel cuore, ma per situazioni precarie e familiari non potevo avere uno strumento. Quindi ancora giovanissimo mi trovai con una matita e un foglio di carta tra le mani e cominciai a disegnare tutto quello che mi veniva davanti agli occhi. Quali sono stati i suoi punti di riferimento artistico tra i grandi della pittura? I miei punti di riferimento sono stati Michelangelo, Caravaggio, Bonnard, Turner, De Kooning, Piana, Mariani, Morlotti e Maiolino. Tecnicamente, come inizia un'opera? Ha un metodo preciso? Procedo con studio dal vero, realizzando un quadro in studio, dipingendo l'emozione provata nel paesaggio. Personaggi illustri che lei ha conosciuto nel territorio ligure hanno influenzato in qualche modo la sua arte oltre a Morlotti? Sicuramente frequentando persone come Biamonti e Einaudi è stato per me forte di riflessione. Signor Gagliolo, ha già riprodotto la sua immagine su una tela o ha il desiderio di farlo? Sì, l'ho fatto da ragazzo ancora, nel 1954. Figura intera al cavalletto. Secondo lei in Italia si fa abbastanza per la valorizzazione dell'arte e delle discipline culturali? Credo non si faccia mai abbastanza e che tutto sia migliorabile, soprattutto tenendo conto dell'importanza di un simile argomento in ogni sua forma. Quali sono gli altri interessi che lei coltiva oltre la pittura? Adoro ascoltare musica jazz, swing e amo leggere. Quali sono le tecniche di cui fa uso per la realizzazione delle sue opere? Dipingo prevalentemente con la spatola, usando colori ad olio. Vuole aggiungere qualcosa da far sapere alle nostre lettrici e ai nostri lettori? Non amo parlare di me, ma credo di essermi divulgato abbastanza. Desidero ringraziare il sindaco architetto Giacomo Pallanca e l'amministrazione, non per ultimo, i numerosi visitatori. Grazie, signor Gagliolo. Grazie a lei.